Terracite. The fourth fire of civilization. The discovery of this revolutionary energy source excited the entire world. Through repeated fierce competitions and raving wars, Terracite revolutionized science and technology. Humanity was becoming great beings, just like the gods their ancestors had served. Now, they were able to control the weather and gravitation in space. Earth was violated by her insatiable inhabitants. A few scientists warned them of the doom that their greed would bring about, but it was not listened to. Eventually, her smoldering resentment flared up. Cracked lands gushed out flames, and darkened skies poured out storms. Facing the surge of destruction, people cried out like babies in stark terror. Right on the brink of collapse, fortunately, they recalled the traces of civilization still intact in space. After going through many sacrifices, they made it there. The structures of the Earth's orbit, originally designed for warfare, became a haven for mankind. The involuntary immigrants called their unfamiliar homes Orbis. Through generations of strenuous efforts, they had fully adapted themselves to living in the extraterrestrial margins. The fear of the sudden end seemed to be forgotten in their memories along with Earth. Before long, however, mankind could not help but remind themselves of their home planet. Having failed to find an alternative resource to Terracite, humanity was being driven to energy depletion. There remained only one choice, and that was to bring Terracite from Earth. However, it was so obvious that mining Terracite would repeat the catastrophe of the past. Therefore, Orbis put the names on the list of volunteers for this dangerous journey. The names of outcasts, like you. Expect entry interface in 10 minutes. Brace for impact. We sincerely wish you return to Orbis safely. Of course, with Terracite. Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Disteria, Disterra, Disterra. Forse Diasterra. Andiamo a provare questo gioco. È una preview, non l'ho mai aperto fino ad ora e andiamo in single player. New game. Gather multiplier, PvE damage, wartime multiplier. Lasciamo stare i moltiplicatori così come sono e andiamo a provare il gioco. Ok, ci siamo. Ci siamo. Allora, maschio, female non è attualmente disponibile. Faccia. Onestamente mi piace più questa. Colore della pelle va benissimo. Capelli. No, va benissimo così, però lì cambiamo il colore in così, neri. Machine arm, no, ok. Peccato che non si può scegliere pelatino. Va bene, andiamo. Create. Allora, vediamo un attimo. Landing point. Elam, Safe Area Survivor, ok, Assure, Afaxad. Quindi diciamo che questa è più difficile. Io andrei in un'intermedia, tipo qua. Oppure iniziamo con la... però qua c'è il laghetto. Hai visto? Qua c'è un laghetto. Andiamo con questa. Vediamo. Safe area. Vai.
Hey, can you hear me? Do you have any injuries? You seem to be dizzy with the differences of gravity and atmospheric pressure, but it will be okay. I'm Vanessa Holden, one of the pioneers. We keep searching and helping the outcasts like you. Don't get discouraged, outcast. You'd find the way to survive and go back to Orbis. We'll keep in touch with you. With pressing J key, you can see and check our messages. Good luck. J, our best. Ok, tutte benissimo. Cos'è questa cosa? Premi B per l'hypersensor vision. Quindi P. Ok, perfetto. Questa è la nostra Gather Boy. Ah, ho preso una mela e un pezzo di botte. Oh, signori, la grafica è allucinante. Questo cos'è? Una carcassa. Ah, tab, l'inventario. Perfetto. D ci fa vedere questa cosa qua. Però non ho capito se possiamo interagire. Ok, c'è il salto. La grafica è allucinante. Perfetto. M, mappa. Noi dovremmo essere... Ah, siamo qua, perfetto. Si può mettere un... punto, ecco qua. La mia direzione sarà quella, però... Ah, eccola lì, perfetto. Qui abbiamo delle cose da prendere, però. Ok. V è la classica cosa, visuale. C, il crouch, perfetto. Shift, si corre più velocemente. E... cos'è quella cosa lì? No, non si prende. Ah, ok. Sinistro del mouse, pugno. Destro, unlock item. Harvest, gather, terra site 10 e rock 10. No, rock ne vuole 20. Ma penso... sono queste? No. Questo... ah, E. Ok, E, Q, perfetto. E provare a salire qua sopra. E vedere un attimino l'effetto che fa. Ah, eccola qua. Questa qui, F together. Ok. Questa è la terra site. Abbiamo presi 27. Adesso ci servono delle pietre. Sono i funghi giganti. Li prendiamo. Lì c'è una pietra. Ci sono altri funghi. Prendiamo anche questi. Non si sa mai. E... ho due nuovi messaggi. Jay, Vanessa, costruzione. Onestamente non ho capito come fare a leggere. Ah, quel menu lì è un po' strano. Ok, raccogliamo anche questo. Perfetto. Non era pietra quella lì? Non era pietra. Ci prendiamo questa allora. Tab. Crafting. Oh, ci siamo. Bottiglia d'acqua. Scrap metallo. La posso fare però. Copper cogwheel. Wrench. Vai, crafta. In progress. Perfetto. Mentre lui progressa. Oi, oi, l'ha progressata. Dove me l'ha messa? Ah, qua. Ok. Ah, ce l'ho nel tasto C. Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Questo qui e quello qui. Perfetto, così. Uno, ci abbiamo una prima arma rudimentale, ma almeno ce l'abbiamo. Io ho visto un coniglio, forse, no? No. Vediamo di superare... Io non riesco a trovare le pietre. Ah, forse quella. Questa cos'è? Metallo forse. Sì. Metallo, pipe, bolt. Un sacco di roba. Questa secondo me è una pietra. Sì. Ah, ok, ce la dà, ce la dà. Ce l'ha raccontata proprio prima. Non l'avevo notato, perfetto.
per craftare. Questa l'abbiamo già fatta. Abbiamo delle bende che possiamo craftare. Healing Protocol, Android Chip. Cosa fai? Se andare a ristorare... Ah, ok. Facciamo così. 1 e 2. Battery Pack, Barrel Grill. 1 e 2. Non si sa mai che ci serviranno sempre. Le bende le mettiamo qua. Dovrebbe arrivare fra poco. Craft bandage. E l'ho appena fatto. L'ho preso in giro. Bandage. L'ho appena craftata. Vabbè, l'ho preso in giro. Sonic Bio Memory Punch Craft Barrel. Va bene, diciamo che ci ha preso in giro, va? Forse l'abbiamo craftata troppo presto. Prendiamo questa. Allora, ciappa anche questo. Naturalmente, da quello che ho capito, si può costruire sicuramente, perché stiamo raccogliendo troppi materiali. Spazzatura. Spazzatura c'è sempre. Ah, nella spazzatura c'è un sacco di roba. È andata via. Open, take all. Via. Black market, noi 6 nuovi messaggi. Cioè, molto guidato, quindi qualsiasi cosa fai, c'è una guida che ti dice cosa fare. Building rubble. Ci dà le pietre. Le bende ce l'ha segnate. Craft barrel grill. Quindi U vuole questo. Crafta. Tempo che lo craftano, andiamo in giro a visionare altro. Quello che cacchio è? Signori, la grafica, eh? È fatta bene. C'è la cacca. Ok. Craft Lighting Drone Protocol. Aspetta un attimo. Lighting Drone Protocol. Questo qua. Crafta. E poi vuole Craft Sonic Boom Punch. Che cacchio è il Sonic Boom Punch? Penso che sia un chip. Sonic Boom Punch. Ah, ok, ci servono un po' di... Ma si può entrare in questa struttura? Lì c'è qualcosa. Lì c'è anche un robot, lì c'è gente. Gente dappertutto. Ma ci prendiamo questo. Non lo so se sono stili pure no, ma... Mi sa che sono stili. Vediamo, eh. Io posso entrare dalla finestra? Penso che ci hanno sgamato. No, non ci può entrare dalla finestra. Ciao. Ciao. Penso che non ti attaccano se non li attacchi. Noi ce ne andiamo qua sopra. Tranquilli, tranquilli, tranzolli, tranzolli. Silenzio, silenzio. Facciamo finta di nulla. Quello non lo so se ci ha visto. Noi dobbiamo craftare Sonic Boom Punch Memory. No, ci serve il metal plate. Aia. Sa che stavolta... Stai calmo, eh. Fammi vedere un po'. So che secondo me loro dovrebbero attaccare. Però c'è qualche errore per qualcosa, non lo fanno.
E noi facciamo così. Oh. Quindi adesso possiamo fare il Sonic Boom Boom qualcosa. So che volete che io attacchi quel robot. Cioè proprio lo si legge. Fallo Yota, uccidilo. Proviamo. Aia. E mi spunta da dietro. Aia. Mi sono pure spaventato. Oh, ma si lutta. Dobbiamo... Oh. Kill 3 NPC. Ah. E la vita non si rigenera. C'è sotterraneo qua. Ah, qua è da dove siamo venuti. Va bene. Alle spalle. Via. Cosa ci dà? Ah, un'altra. Ma aspetta un attimo. Ma c'è la durabilità. Vedo una barretta sotto. Stai calmo, eh. Che questi qua non sono deboli, sono forti. C'è qualcosa? No. Che bello il fattore che si possa entrare dentro le strutture, è figo. Ah, qua c'è qualcosa. Ok. Credo che qui abbiamo visto tutto. E ci sei tu. Ti stordisco così. Te ne do un altro, e scappo. Un altro, me ne scappo. Un altro, me ne scappo. Sono un po' rotti, eh. Però va bene. E ancora in fase di sviluppo, eh. Quindi ci sta. Quelle, non so. Preme F2 per la construction mode. Ah, ok. Ah, eccolo qua. Perfetto. E F1. Noi andremo al nostro beacon che è segnato di là. Quindi viaggeremo per là. Sono un po' di metri da fare, ma non è un problema. Nel frattempo, guardate, è spettacolo però. C'è tanta roba. C'è tanta roba. Eccola lì. Ti passo vicino? Fai niente? Grande. Meglio. Quello cos'è? Un drive-in? Cos'è? Una macchina. Si può prendere pure la macchina. Figo questa cosa. Tutti i rottami alla Fallout. Pietra. Io ho visto del terra qualcosa. Quindi andremo qua e prendiamo questo. Guardate lì. Ok, prendiamo anche questa. C'è 86 di vita, energia 94. Non so se l'energia quella ce la dobbiamo ricaricare oppure no. Un cervo. Un cervo. C'è vita quindi. Chissà se un giorno potremo
cacciarli. Se mi vado in crouch? No, se ne scappa. Se ne scappa subito. Ah, lì c'è un altro, ma c'è vita allora in questo pianeta, eh? Noi pensavamo che non ci fosse vita, e invece... è come tutti... le colonizzazioni la si fa vicino l'acqua. E quindi andremo al laghetto. Prendiamo i funghi, che credo che questi siano per rigenerare... ah! Per rigenerarci. No, sbagliato. Ah. Quindi c'è un punto dove colpirli questi qua. Dopo che si rompono, se no smette di raccogliere il materiale. Perfetto. Questa pietra. Raccoglieremo più materiale possibile. Di sotto vedo un orso. Credo che l'orso sia ostile. Cerchiamo di prendere più materiale possibile. Quello è un bunker figo. C'è qualcuno, la va va va. Lì c'è gente. Lì c'è gente. Oh 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 oh. Io sento... no 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 no. Brutta idea Yota. Brutta idea. Uno. Ma è un meccano. Se ne è scappato. Fammi prendere questi funghi. Ma mi toglie l'arma. Brutta idea, brutto momentaccio. Ma l'ho vista un altro. Via via grizzly brutti qua. Brutti grizzly. Brutto e cattivo. Brutto cattivo. Sciò. Oddio, questo ci fa male. Io lo so. Sto per morire. Questo ci segue. Quindi è un robot. Me ne salgo qua sopra. Ottimo, non ci segue. Lì però c'è un altro. Vabbè, ma allora ditelo, no? Guarda, ci ha puntato. Adesso riusciamo, mentre camminiamo, a raccogliere, sì. Questo però non si può. Ma c'è corrente elettrica però, eh? Ottimo, siamo arrivati nel... ah, ma qua sopra si può salire. Siamo arrivati nel posto designato, signori. Ah. Figo. Bello, mi piace questa cosa che puoi interagire con le strutture. E non sono semplici asset. Ho visto un robot là sotto. E mi sa che questi non sono più come quelli di prima, eh. No, eccolo. Chissà se li dicono fra di loro. Secondo me questo robot ci ha puntato. Lo sapevo io. Questi aggro non sono più come quelli di prima. Oh, ma che è? Paura. Acqua. Me lo sono di robot in acqua. E muoiono, no? Ah, posso drinkare. Dico. Meno male che siamo arrivati qua. Ecco, andate. Possiamo bere. Wow. Abbiamo raggiunto la nostra zona. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Possiamo metterci di là o di qua oppure al centro addirittura. E credo che questo posto faccia il caso nostro. Eh? Guardate che bel posto però. L'acqua è spettacolare. Ma si può notare? Sì. No. Non l'ho capito. Oh, che ha? Oh. Ma che è? Vabbè. Io volevo andare là. Vabbè, la struttura che c'è. Che cacchio è successo? Mi sono cagato sotto. Mi sono spaventato, ho sentito un rumore strano. Domanda, ma gli alberi si possono buttare giù?
Va bene, andremo a costruire qua. Ed era F2. Craft terracore 1. Allora, vediamo un attimo. No, non era così, era così. Fondazione. Watch out. There is an unknown sniper aiming for you. Cioè? No. Cioè, se io volessi costruirla qua non puoi. Find and kill the sniper. Kill not the sniper. Io non so dove sia, quindi. Allora, questa qua. C'è qualche evento, non lo so dove sia. Quindi lasciamola stare per adesso lo sniper. Facciamo la solita casa rettangolare, magari con... Questo è impazzibile. E qua, no, sbagliato. Qua ci facciamo una rampa, così, ecco. Non ce la fa fare la rampa. Perché no? Non gli piace fare la rampa. Perché? Oh, così? No. Non ce la fa fare. Vabbè, vuol dire che salteremo. Facciamo... Questo cos'è? Ok, dov'è il muro? Qua. Facciamo un muro. Io volevo... Così. Così. E cos'ha? Poi facciamo una finestra. Oh, ci manca la pietra. Ci manca la pietra. E... F1. Allora, dobbiamo craftare il terracore 1, quindi terracore. Si può cercare. Ah, sì, si può cercare, signore. Terra. Eccolo qua. E non possiamo. Manca electrical wire. Ah, li possiamo craftare, ne servono due. Uno e due. Ottimo. Poi ci serve craft stone door. Non volevo craftarla, però... Non c'ho più pietre. C'ho più pietre, non c'ho. Forse era meglio qua costruire? Mi sa di sì. Se no si può demolire. Che è successo? Ci stanno sparando? Oh, ma che è? Ma è diventato buio? Ma che... Fico! Cioè, allora, togliamo questo segno. Ma questo è lo sniper. No, non ti fa togliere... noi siamo qua. Lasciamo questo. F2. Doorframe. Doorframe! Parapà. Poi... sì, poi mi serve una finestra. Mi piacciono le finestre qua. No, non c'ho le. Ok, craftiamo adesso una porta. Una porta door, eccola qua. Stone door. Craft. E nel frattempo usciamo dalla modalità e craftiamo il terracore. Terracore. Sì, domani. Ok, questo. Vai. Poi andiamo nell'inventario. Dovrebbe esserci la nostra porta. Dove sta la porta? Io ho craftata la porta, eh. Bottiglia. Non so dove l'ha messa la porta. Sì, building door frame. No, craft stone door. Vabbè. Aspetta, forse ho bloccato. Questa la sta producendo.
Che ha? Che cavolo sta succedendo? Che succede? Non ho capito. 5. C'ho fame, forse. 5. 5 e 5. Sì, forse avevo fame. E 4. Così. Aspetta, aspetta, aspetta. Noi qui dovremmo avere questo. Funzione. No. Ah, eccolo qua. 6. 6. Non si può mettere qua. Qua. Open grill. Ok. Fungo. No. Fungo. E qua cosa vuole? Ah, del terrasite vuole. No, no, 31. No, no, aspetta, dove è finito? No, no. Ecco. Allora, stai calmo. Come si fa a splittare? Split. Oh. Di 28. Ok. Power. E sto cucinando. Oh, abbiamo il fuoco, signori. Siamo entrati nell'era del fuoco. È tutto buio, eh. L, light, no. F, flashlight. Non lo so. Settings. Control. Reload, interact map, inventario, hologram machine, landmark, survivor. Non so se c'ho la... Ce l'ho? Non c'ho la camera. C'è la... la luce. Radiogramma, machine arm. K sul survivor. K. T. Ah, ok. I. No mail. Io non l'ho. Cioè, questo l'ho cucinato. Non so se l'ho cucinato. Parasole. Dadoni. Questo. Mi crea roasted cosi. Ma forse lo devo mettere qua. Mi sa che lo devo mettere lì. Eh sì, sì, sì. Bene, ma io non so come si accende la luce. H. Non c'è una. Ah, landmark forse. No. Signori, non so come si accende la luce. Dunque, spawn un drone che ti dà la luce. Ma io non ce l'ho. Eccolo qua. Equipaggia. Ok. E quindi? Questa è la visione. Freebie point. Ho capito, come si fa a usare questo? Ah, lo devo aggiungere anche qua. Ok. Tipo 5. Ah! Ok, ci abbiamo la luce. Ma qui com'è finita? Ah, ci abbiamo i piatti, vedi, li sta cucinando. Bravo. Quindi sì, adesso faccio tab. Questo me lo metto nell'inventario. Questo adesso poi lo craftiamo. E facciamo 6. C'ho 15 di vita. 6. Ok. Poi 7. Cos'è questo robo qua? Rotazione. Così. Mettilo qua così. Che cos'è? Terra Care. Abilità antidegradazione. Questo sono io, naturalmente. Converti gli oggetti in energia. Quindi possiamo prendere un qualsiasi oggetto
e disintegrarlo? Però questi oggetti a me mi servono. Questo cos'è? Ah, questo è l'Irim Protocol. Mettilo qua. Ah, hai visto? Mettilo qua. Se io prendessi tipo una pietra, no? Due pietre e lo metto qua, faccio converti. 230. Nome del dispositivo. Abilità di segreto. Che cacchio ho fatto? Non ho capito. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Craft stone door. Devo andare a prendere le pietre. Andiamo a cercare le pietre. Ma ce n'è una. Perché la luce è blu? Si può cambiare la luce tipo RGB? La luce blu è un po' brutta. Ok. State fermi, eh. Quello... Va. Quelli aggrano. Aia! Ma che è? È lo sniper! C'è lo sniper! Mi sta ammazzando! Hai capito? Io salto così non mi fai... C'è lo sniper! C'è lo sniper! Lo so, l'ho capito. Ho detto tre volte io da... Che c'è lo sniper. Intanto mi ilo. E me ne scappo nella mia casa. Ma che è? Fico! Door? Ci facciamo una porta, no? Fa un bagno. Vai con la porta. Sei. A 10 a 10 ci curiamo. Buono, va bene. Usa. Poi questo qua metti qua. No. Sì, questo. No. Perché? Splitta, dammene 3. Metti di qua. Powerizzalo e ne fai altri. Perfetto. 4. Building door. Ah. Oh. Craft storage box mold. Quindi. Un po' piccolo. Questo qua. Tapparella. E ci siamo. Sta arrivando la luce? Non ancora. 6. Beviamo. Perché qua. Ma senti una cosa, ma se io facessi 2 F. No. 2. Lasciamo questo qua. 2. No. Va bene, volevo riempire le bottiglie, però non le fa riempire. Se io vado qui e faccio tab, c'ho le bottiglie, water bottle. E poi c'è questa, parzialmente full. Ok, va bene. Sono sicuramente per bere e basta. E 5. Sta incominciando a diventare... No. Sta incominciando a diventare niente. E abbiamo finito quello. Cos'è che abbiamo costruito? Ah, la box piccolina. Dov'è? 4, eccola qua. È piccola, ma veramente piccola però. Oh, qui ci possiamo mettere le nostre robe praticamente, no? Quindi tipo questo. Questo di scorta. Questo. Questo che non so cosa sia. Broken motore. Apriamo la porta, anche se è tutto aperto, però va bene. Prendiamoci questo. Però prendilo però. Ah, quindi lui continua a bruciare fino a quando non lo spegniamo. Ottimo. E ci siamo. Togliamo la luce e vediamo com'è il mattino. Sta rischiarendo, signori. Quello cos'è? Meteorite, un qualcosa che ci arriverà addosso, non lo so. Bene, signori, io finisco qua il gameplay. Spero che abbiate capito di più da questo gioco.
Naturalmente, come avete capito, è un survival. Dovete anche craftare sappi un po' drop in 4 minuti. Quindi, ah, è quella cosa lì che cade in 4 minuti, tu devi andare a recuperare per prendere il materiale. Mi ricorda tanto un po' come Ark o qualche altro. E naturalmente c'è anche il multiplayer. Io sto giocando la parte single player e ancora in closed beta. E vi lascio in descrizione il link di Steam. Per supportare il canale basta un like, un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Bye bye!